Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle. In questo momento in cui stiamo vivendo un po' tutti una dimensione un po' di prova, una prova che un po' coinvolge tutta l'umanità, siamo un po' tutti un po' confrontati a una situazione nuova di vita. Tutti cambiamo le nostre abitudini, siamo stati costretti a cambiarle nel giro di poco tempo. Dominus tecum è il saluto dell'angelo a Maria, il Signore è con te, è il nome anche di questo monastero e forse è il messaggio che ci dobbiamo ricordare, Dio è con noi, non ci abbandona. Ma come possiamo vivere questo messaggio? Come possiamo accoglierlo? Mi colpiva che questo tempo è un tempo che si avvicina alla Pasqua. Alla Pasqua celebriamo la vittoria di Dio sulla morte, sulla sofferenza. Quest'anno la celebreremo in modo particolare perché non ci sarà data la consolazione di partecipare alle celebrazioni e la vivremo forse nelle nostre case, ma potremo viverla profondamente. Pasqua è la vittoria della vita sulla morte e forse se ci pensiamo bene è la vittoria anche delle nostre famiglie. Una vittoria sul rancore, gesti di carità, occasioni di perdono, anche di remissione di debiti. E forse celebrare Pasqua per noi quest'anno sarà avere questi gesti che dicono una vittoria, che fanno fede su una vittoria della vita sulla morte. E volevamo dirvi che noi qui a Pradmil, nella nostra preghiera raccogliamo e accogliamo e custodiamo ogni vostra intenzione di preghiera e la presentiamo davanti al Signore per chiedere a Lui pace e consolazione nei cuori di tutti, delle nostre famiglie, delle nostre persone, della nostra gente, perché possa ascoltare il nostro grido e possa manifestare la verità di ciò che ci ha promesso, cioè che Lui è presente, Lui è qui. E allora potremmo dire con verità, Dominus tecum, il Signore è con te. Allora auguri di buona Pasqua e vi portiamo tutti nella preghiera.